Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Giorni fa ero al telefono con un mio caro amico, Sergio Rodiner, un karateka, un giornalista di fama nazionale, tra l'altro dirige una pagina interessante, Yoi, con più di 22.000 iscritti alla pagina. Stavamo parlando amichevolmente, è saltato fuori un discorso molto interessante. Si parlava di Seconda Guerra Mondiale e di karate, e alla fine è saltata fuori un nome di una scuola molto importante. Ora ve la racconto. Una scuola molto particolare, la Nakano School, con sede centrale a Tokyo. Una scuola molto particolare, una scuola che si occupa di agenti 007, controspionaggio, intelligence, sabotaggio, lingue straniere, addirittura una scuola indirizzata sul servire il paese e l'imperatore, studiare a fondo il nemico, studiare addirittura la lingua del nemico, quindi formare degli agenti 007 che in quel periodo, stiamo parlando del 1938, si infiltrano in Russia, si spacciano per chi per monaci zen in missione religiosa, chi invece per uomini di affari, e cercano di farsi assumere dentro a delle agenzie o delle grosse filiali estere per poter fare dello spionaggio proprio contro la nazione nemica. Voi mi direte: ma cosa c'entra tutto questo col karate? C'entra molto molto molto, perché all'interno di questa scuola Nakano School si impara le arti marziali, e non qualsiasi arte marziale, ma bensì il karate. Seguitemi. Diciamo che i migliori agenti giapponesi della Seconda Guerra Mondiale, i veri 007 della Seconda Guerra Mondiale giapponesi, sono stati tutti formati all'interno della Nakano School. Pensate che ha diplomato ben 2500 agenti segreti, un numero impressionante. La Nakano School addirittura, anche dopo la guerra, sono stati fatti dei film un po' alla James Bond giapponesi negli anni 60, quindi una scuola molto importante, ha avuto molto peso all'interno anche della società giapponese. Purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale Tokyo viene bombardata e viene trasferita nella prefettura di Gunma. Addirittura dopo l'invasione degli americani del Giappone, gli americani prendono la scuola in possesso e tutto quello che poteva servire a loro, e addirittura non la distruggono, ma bensì si impossessano di tutto quello che può servire agli invasori, e gli viene cambiato il nome e viene dato Camp Burness. Cosa c'è da dire di tutta questa storia qua? Che all'interno della Nakano School sono stati formati anche dei grandissimi karateka che ora vi illustrerò. Seconda Guerra Mondiale in Giappone, chiunque dello stato giapponese, qualsiasi cittadino giapponese, deve per forza aiutare la patria e l'imperatore durante questa lunga e dolorosa guerra. Addirittura vengono chiamati in campo gli insegnanti delle arti marziali. Pensate che nella biografia di Jikin Funakoshi anche lui scrive di questo terribile periodo. Raccontava sempre di allievi che lo andavano a trovare e, inginocchiandosi davanti a lui, dicevano: maestro, non posso più venire ad allenarmi perché la patria, l'imperatore, mi ha chiamato per dare il mio contributo. E il maestro si rammaricava sempre, perché purtroppo ogni ragazzo che andava via tornava una lettera indietro dicendogli che purtroppo era morto in campo di battaglia, e lui racconta nella sua biografia che faceva sempre una preghiera per il defunto e si dispiaceva tanto, perché tutti questi ragazzi che andavano a morire sarebbero stati dei promettenti karateka. Si narra anche una testimonianza di Taiji Kase, che diceva che nel 44 si allenavano sodo nello Shotokan proprio per allenarsi bene per un eventuale invasore, e intanto si allenavano tanto sul kumite. Taiji Kase era un soggetto, tra l'altro vi lascio un link in descrizione, era stato un grandissimo maestro che non esagerava mai sulle cose, ma lui, a dir di lui, diceva veramente gli allenamenti erano veramente duri. Quindi, detto da Teiji Kase che era un soggetto che non ampliava mai le cose, vuol dire che era veramente vero. Figuratevi voi che tipo di allenamenti che potevano fare questi giapponesi in fase di combattimento, pensando di andare contro un nemico che poi magari non conoscevano neanche. La questione è un'altra: la Nakano School cerca degli istruttori, cerca dei validi maestri di arti marziali per poter allenare questi 007 o soldati anche semplici, sono stati allenati anche soldati semplici, per essere pronti per un eventuale corpo a corpo. Finiscono i proiettili, finiscono le baionette, finisce tutto, andiamo al corpo a corpo, e lì il soldato giapponese deve essere pronto. Chi
chi meglio può addestrare i soldati giapponesi. Il Giappone è pieno di grandissimi maestri giapponesi in quell'epoca e si pensa a diverse varianti. Addirittura si va a cercare anche Ueshiba, il grande dell'Aikido, ma non c'è tempo per questa grandissima arte marziale, ci vuole troppo tempo per impararla. Si è pensato al karate. Se pensate al karate, ha diversi stili, ma salta fuori un nome d'eccezione: Gigo Funakoshi. Gigo Funakoshi, Yoshitaka, il grande Yoshitaka, figlio del grande maestro, è l'uomo che può risolvere la situazione. Viene arruolato dal governo per poter insegnare a questi soldati. Aveva tempo poco, pochissimo tempo per allenare questi soldati e insegnargli il karate. Ora voi pensate la difficoltà che poteva avere questo personaggio, questo maestro, insegnare pronti via a tempo un mese, due, a questi soldati che probabilmente non avevano fatto neanche granché di karate o poca roba. Allora si doveva scogitare un'arma segreta, qualcosa di veloce, qualcosa da capire subito, qualcosa che è efficace sul campo di battaglia senza tanti preamboli. Quindi si allenava delle tecniche particolari. Per l'attacco, i calci bassi, si pensa che i soldati avevano gli scarponi, quindi calci forti, bassi agli stinchi e ai testicoli, e tutto quello che era la parte sopra, attacchi in faccia di pugno o attacchi alla gola, cioè quello che serviva essenziale dentro una trincea nel momento dell'attacco. Immaginate voi una vera e propria battaglia, non è che si può fare tante piroette, calcio basso e pugno in faccia o pugno alla gola. E poi anche una parte di addestramento particolare al coltello, ma veramente nel dettaglio alla baionetta, che era in dotazione del soldato. Yoshitaka purtroppo in quegli anni era molto malato, sapete che è morto presto a 33 anni di tubercolosi. Viene chiamato un altro che era il suo, diciamo, fratello tra virgolette di dojo, il grande sensei Egami. Vi lascio un link in descrizione dove vi descrivo brevemente ma in maniera molto piacevole il sensei Egami. Viene chiamato lui. Ricorda il sensei Arada, che era all'interno dell'addestramento anche lui della Nakano School nel dopoguerra. Ricorda i durissimi allenamenti che il maestro Egami infieriva, possiamo dire veramente infieriva, ai poveri soldati. Non faceva sconti. Siccome si usava tanto il calcio agli stinchi con gli scarponi, i soldati si bendavano, si fasciavano. Lui pretendeva che durante l'allenamento venissero tolte le fasce e si continuava a picchiare sugli stinchi, perché diceva sempre che nel campo di battaglia non c'è tempo di medicarsi, non c'è il medico che potrebbe essere morto anche lui, quindi non bisogna stare a vedere queste cose qua. Si combatteva e ci si dava dentro, quindi allenamenti veramente a spaccagambe. Quindi la Nakano School ha formato, oltre alla parte di intelligence, quindi lingue straniere, addirittura paracadutismo e addirittura anche una serie di combattimenti su natanti, quindi posizioni basse, riuscire a combattere anche su barche, riuscire ad attraversare dei guadi, addirittura si dice riuscire a nuotare coi piedi e le mani legate. C'era una tecnica particolare per poterlo fare, oppure fare delle grandissime nuotate con un'attrezzatura molto pesante, anche controcorrente in mezzo al mare o contro dei fiumi, quindi controcorrente a dei fiumi. Quindi allenamenti veramente forti. Sarebbero i nostri attuali incursori della Marina Militare. Quindi pensate a una sorta di un mix tra incursori della Marina Militare, paracadutisti nostri della Folgore, e metteteci dentro anche dei karateka determinati e votati alla morte per l'imperatore e per il loro paese. Quindi pensate voi che formazione avevano alla Nakano School. Metteteci anche un'infarinatura di 007 James Bond, quindi allucinanti personaggi veramente di un altro spessore, di un altro livello. E c'è un personaggio che ora ve lo voglio illustrare perché veramente è stato nella storia fuori dalle righe. Un combattente della guerriglia, addestrato veramente alla guerriglia, che non si è mai arreso. Ora ve lo presento. Siamo nel 1944, occupazione delle Filippine. Il sottotenente Hiro Onoda era incaricato di tenere il fronte nell'isola, nella piccola isola di Lubang, sempre nelle Filippine. Il suo compito era quello di comandare il battaglione e di non arrendersi mai, vietato suicidarsi, e mantenere sempre la posizione e sempre il fronte. Questi ordini impartitigli dal suo maggiore Taniguchi erano questi, e lui alla lettera ha seguito questa cosa qua, questi ordini qua. Peccato che li ha seguiti per un po' troppi anni. Seguitevi. Il sottotenente Onoda aveva il compito di tenere
la posizione. Nel frattempo sbarcano gli americani, uccidono gran parte dei suoi soldati, lui con altri 3 riescono a rifugiarsi nelle montagne. Lì gli americani invadono l'isola, organizzano dei ponti aerei per tutto quello che devono fare per continuare l'invasione del Giappone. Nel frattempo poi il Giappone si arrende a causa delle 2 bombe atomiche, gli americani si ritirano e lui pensa che si ritirano perché magari questioni X, e rimane nell'isola con i suoi 3 commilitori. Il problema è che rimangono un po' per troppo, nel senso la guerra nel frattempo è finita, nessuno li avverte, pensano che lì tutto quel reggimento magari erano morti tutti, invece lui con altri 3 amici si salvano nelle montagne e rimangono lì. Rimangono lì, ma non per qualche anno, rimangono lì per ben 30 anni, pensate voi. Nel frattempo uno di loro capisce che la guerra è finita e scappa e si ritira e va nel mondo civile, mentre lui con gli altri aveva il compito di non arrendersi, quindi non si è voluto arrendere per nessun motivo. Nel frattempo gli vengono lanciati dagli aerei delle locandine cercandolo, lui e i suoi amici cercandoli, dicendo guarda la guerra è finita, gli mandano delle lettere che il mondo è cambiato, stiamo parlando addirittura degli anni 50, del 54, addirittura anche dei parenti vanno a cercarlo in mezzo a questa giungla delle Filippine cercandolo di convincerlo, ma lui non si fa trovare. Passano gli anni, anche i 2 suoi amici muoiono perché poi alla fine hanno degli scontri con i civili, con i filippini che vivono lì perché andavano a rubare magari qualcosa ai contadini, oppure vedevano i contadini filippini, pensavano che erano ancora i nemici, quindi scontri a fuoco e i 2 suoi commilitori vengono uccisi. Rimane solo lui fino al 1974, quando fortuna non è morto, il suo maggiore ritorna nell'isola con abiti civili, Taniguchi, e gli testimonia veramente che la guerra è finita e deve ritornare in Giappone. Pensate a questa storia assurda, questa determinazione di questo soldato, di questo karateka, di questo addestrato alla Nakano School. Gli ordini erano quelli e lui li ha rispettati fino in fondo. Onoda è stato veramente un personaggio, ritorna in Giappone accolto da eroe, praticamente l'ultimo soldato giapponese che è ritornato in patria, ha reso un po' una parola che non gli si addice, ma che torna in patria, non si trova nella società moderna degli anni 70 giapponese, addirittura va in Brasile, scrive un libro, torna in Giappone, fonda una scuola naturale Onoda, così gli dà il nome, raccima $10,000 e li ridona a una scuola elementare delle Filippine. Poi ci sono dei retroscena un po' lunghi, nel senso lui in questi 30 anni purtroppo uccide 30 civili filippini, non viene mai accusato perché viene riconosciuto che lui per lui era sempre in guerra, quindi non gli viene dato nessuna colpa nelle Filippine. Un soggetto molto particolare fino ad arrivare alla curiosità di molti nella 74esima edizione di Cannes. Il regista Arthur Harari fa un film intitolato 10.000 notti sotto le stelle, dove racconta veramente la storia allucinante di questo soldato giapponese, di questo combattente giapponese. Ne vengono fuori anche delle canzoni italiane di un certo Massimo Morsello che canta canzoni su questo soldato giapponese, insomma è saltato alla ribalta. Pensate che poi Onoda muore a 91 anni, pensate voi che grande personaggio, veramente fuori dalle righe. Tutto questo per raccontarvi la Nakano School, che soggetti che formava. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. In questo video vi ho voluto raccontare il karate in Giappone vissuto negli anni difficili della guerra. Ci sono anche altre storie, qualcos'altro da dire, anche altri battaglioni particolari giapponesi. Io magari posso fare un video, se vi interessa fatemi sapere, anche le prossime volte. Dei video molto particolari su questi ragazzi destinati, poverini, alla morte per la loro causa. Quindi cosa è successo nel karate negli anni 40 in Giappone? Questa è una piccola parentesi di come venivano addestrati, di come veniva usato l'arte marziale oggi chiaramente in maniera bonaria, educativa, ricreativa delle persone. A quel tempo no, veniva presa e introdotta, diciamo, per servire il paese, ma per una, diciamo, fase brutale che era quella di sconfiggere e vincere, addirittura di uccidere il nemico in trincea nel campo di battaglia. Quindi un uso diverso dell'arte marziale del karate, in questo caso, diciamo, in maniera
forse anche un po' negativa. Ok, fatemi sapere, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e mandatemi dei messaggi. Secondo voi cosa ne pensate su questo aspetto, diciamo, forse innaturale dell'uso del karate? Ok, un saluto al Tempio Massimo. Ciao!